Ufficialmente, dillo tu il Eh tuo sì, nome. è Piero Ridonni che ho fortemente voluto stamattina con noi in collegamento dal Cinema Gaudium. L'ho strappato ai suoi studenti delle scuole superiori perché questo film documentario è molto bello. Eliana è un film che consiglio, ha una forte valenza pedagogica. Lui La ha nostra strada è la, il no, una, titolo. la nostra strada. È un film che lui ha girato in una scuola. Magari ce lo facciamo raccontare adesso da lui in prima persona, ma è un film che racconta un po' la vita di la vita, la scuola, il la lavoro, i scuola, primi amori, la famiglia di Daniel Morena, Desiree e Simone. Buongiorno Li ha Piero, seguiti? raccontaci tutto Eccolo. Buongiorno a voi. Allora, questo è un film che ho girato per tanti anni nel quartiere Zisa a Palermo. Sono partito da una scuola e la scuola era un po' una finestra sul mondo e ho seguito, diciamo, nel tempo questi cuccioli palermitani. Nel primo anno fondamentalmente ho raccontato la relazione tra gli studenti e il loro professore di italiano. Facendo un film di pedinamento, l'anno dopo i ragazzi sono passati da i banchi di scuola ha ad esempio il bancone di un panificio ed è un racconto rallentatore su una città che molto spesso viene raccontata o in maniera, diciamo, in maniera netta, ecco, o in bianco e nera, mentre io ho voluto stare nel solco delle sfumature. E quindi è stato anche un lavoro umanamente molto significativo e questo lo facevo mentre lavoravo a scuola al CSC, quindi Ivan mi dava, diciamo, quell'anno la possibilità di arrivare un po' più tardi a scuola perché facevo le prime ore di lezione e poi insomma è stata un'esperienza molto bella che mi ha segnato tanto, ecco. Vogliamo Vogliamo dalle farci immagini, aiutare dalle immagini, quindi mandiamo quindi subito mandiamo in streaming sulla nostra streaming pagina sulla di nostra pagina di Facebook la Facebook clip del la trailer clip del della trailer della nostra strada nostra e strada poi e torniamo poi subito in torniamo in collegamento con Piero collegamento Lidoni con Piero all'interno di Ridoni Open Day all'interno Cinema. di Io oggi ho letto che in varie parti della città ci sono state queste vampe in onore del santo di San Giuseppe, ma che l'unica zona della città dove i carabinieri, i poliziotti sono stati aggrediti è stata la zona dove noi ci troviamo. Quanta gente conoscete che inizia una scuola nuova e poi la lascia? Mia sorella, cioè tutte e due in realtà. Cioè la non c'è due senza tre. No, io ci devo andare a scuola, professore, io devo avere un posto buono. Tu l'anno prossimo dove sarai a quest'ora? A lavorare. Lo sai che fino a 16 anni è un po' oltre, c'è l'obbligo scolastico. Ah, oh, quando andrà? Quel tuo. Anche la tua mamma. Questa cosa non è mia mamma. Ma non c'è motivo che ti fai problemi, cioè ancora sei piccola. Dovessi stare a casa, andare a scuola a studiare. Quando mi ci porti a cavallo? Sto di fare il veterinario, che vuoi fare da grande? Ma penso perché io piccoli di casa, dobbiamo pensare ai soldi. Ora dobbiamo pensare ai soldi. Appunto, bravo, veristico, capisci? In sottofondo continuiamo ad ascoltare Carmen Consoli con la sua nuova Sta succedendo. Abbiamo Succedendo, potuto abbiamo vedere queste immagini del trailer e adesso vorrei anche capire cosa racconterai a questi ragazzi, Piero, stamattina. stamattina. Ma in realtà non lo so, dipende sempre dalle domande che fanno loro, quindi dagli spunti che vengono fuori. Più o meno, diciamo, le domande sono sempre che fine hanno fatto i ragazzi? Si vede che non recitano come attori e quindi devi stare lì a spiegare anche che cos'è il documentario, no? Che cos'è raccontare la realtà e lavorare con dei non attori che poi sono
appunto delle persone che interpretano loro stessi, no? E anche fanno un percorso, diciamo, mi verrebbe a dire quasi psicanalitico, no? Con loro stessi, con lo spazio che li circonda, con la loro storia. Poi sta, diciamo, al regista, al montatore, alla squadra del film, dare un senso narrativo a quello che poi il film diventa. Ma diciamo, quando ovviamente si comincia un film non conosci mai la trama, allora è bello anche far capire a delle scuole come si fa un film, quali sono i meccanismi che ci stanno dietro, ed è un percorso di educazione all'immagine.